Allora, sono già in ritardo qui, la connessione già era sbagliata prima, adesso devo vedere se funziona l'applicazione SquareOff perché ho fatto l'aggiornamento, speriamo, aspetta, accendiamo qua, connetti, un disastro veramente, la connessione era sempre sbagliata, non riuscivo a essere connesso a internet. Qua si è collegato, adesso proviamo a giocare online. Ecco, qua dà il segnale. Questo qua, il mio avversario si chiama Defensive Resource, insomma, risorse difensive. È di gran lunga il giocatore più forte che ho incontrato finora, 2171. E adesso preghiamo che funzioni. No, 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 non funziona. No, non mi lascia giocare con la scacchiera. Va bene, adesso proviamo ad andare su Lichess, cioè non voglio dire parole, dai, non voglio dire parole perché sono troppo arrabbiato. Io volevo fare questo torneo, ho comprato la scacchiera apposta per giocare tornei online con i pezzi e non mi lasciano farlo. Non ci sono parole, non ci sono parole. Purtroppo non ho avuto neanche il tempo di farci, cioè non so se è già caduta la connessione, perché di solito cade sempre la connessione in queste fasi. Difatti qua non riesco a collegarmi, per cui probabilmente è andata via anche la connessione, eccetera, eccetera. Avevo messo qua sull'altro computer YouTube a fare un video, che sembra l'unico sistema. No, difatti anche qua è andata via la connessione, giustamente. Giustamente, devo dire, non c'è verso che funzioni. Impossibile raggiungere il sito, molto bene. Qua adesso mi manda qualche cosa, probabilmente. Niente, sono disperato, disperato, arrabbiatissimo, non ci sono parole. Ok, vabbè, proviamo la Rekin. Sono fuori dalla grazia di Dio, guarda, non dico altro, sono fuori dalla grazia di Dio. Non mi lasciano usare la mia scacchiera, adesso devo fare la solita stronzata di avviare un video su YouTube perché sennò mi cade la connessione dopo 3 secondi, perché ho tutto di merda sto mondo. Dai, un video lungo qualunque, sono tutte ste merde. Mi dici? Vabbè dai, giochiamo intanto qua. La variante più terrificante della Lekin, ok. Sembra che lui la conosca bene, la mia unica speranza con la Lekin è che l'avversario non la conosca un granché. No, se adesso non attivo una connessione in 3 secondi mi viene fuori tutta. E tutti questi qua, un video un po' lungo, ma questo è proprio degli scacchi. Fammi vedere, 4 minuti, 11 minuti, questo schifo, 18 minuti. 11 minuti, sì, ma è poco, è poco. Niente, dai, facciamo sto schifo qua. Questa è una pallina. Non frega niente, dai, c'ho 2 palle io qua. Aspetta, vediamo un po'. Qua dovrei pensare, ragionare, far robe, io hai voglia. E tutto questo mentre sono fuori dalla grazia di Dio. Dai. Cioè, la partita più difficile di tutte. Più difficile di tutte. E devono succedere tutti sti casini? No, non è che mi piaccia questo. Cioè, proprio per niente. Qua dovrei pensare, ragionare, ma figurati se posso farlo. Gesù. Non lo posso fare in pratica. Si riesce qua a far passare queste cose? Sì, dai, ok. Sono troppo arrabbiato, no, ma adesso vi spiego, calma, stai calmo,
se riesco a calmarmi, cerco di spiegarvi perché sono così pazzamente agitato. Beh, innanzitutto la mia connessione è una merda, sempre alla stessa ora. Quando io devo incominciare le partite, in quel momento pensa bene di diventare una merda, che è una cosa che può dare un po' fastidio. Questa è la prima cosa. Poi, c'è il fatto che adesso mi sta venendo il dubbio assurdo, perché è assurdo, che magari proprio gli amministratori del torneo bla 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 abbiano deciso di dire non si può giocare con una e-board, che non è un computer, non è che mi dai suggerimenti. Sarebbe assurdo, perché queste e-board, scacchiere elettroniche, sono fatte solo quelle che si possono connettere per giocare in rete. Se io devo comprare una scacchiera per giocare normalmente con un'altra persona che è dall'altra parte del tavolo, non spendo 300 euro, compro con 50 euro una bella scacchiera e gioco normalmente. Sono fatte apposta per giocare online, ci mancherebbe che venisse impedito di giocare online. Sarebbe un po' strano. Sarebbe un po' strano. Adesso io per la seconda volta non posso usare la scacchiera, è una cosa che fa vomitare, proprio vomitare. Avevo anche fatto un aggiornamento, no? L'altra volta non mi lasciava collegarmi, l'aggiornamento di quel programma schifoso, e c'era un aggiornamento. Non ho avuto il tempo di provarlo perché ho avuto un po' da fare, non sono riuscito ad arrivare a fare una partita online per vedere se funziona. Comunque per adesso, appena si cerca di accettare una sfida, cosa del genere, crolla subito la connessione, tanto che mi fa pensare che davvero abbiano, all'ICS, avuto questa bella idea di impedire di usare le scacchiere elettroniche per giocare, il che è un disastro perché io l'ho comprata proprio per giocare tornei online. Sono un po' arrabbiato. Adesso questa era una partita che a me sarebbe piaciuta moltissimo, perché il mio avversario, vedete, 2171, è il più forte che ho incontrato in questo torneo senza nessun dubbio. Ho guardato, pensate che ha perso una sola partita questo giocatore, e l'ha persa contro un maestro FIDE. Nel nostro torneo, che ci sono circa 160 giocatori, cioè in realtà sono 180, ma 20 si sono iscritti e non giocano, c'è anche un maestro FIDE che è 2400 e qualcosa. Il mio avversario che sto incontrando adesso in effetti ha perso contro questo maestro FIDE, però per un certo tratto della partita era in vantaggio lui. Il mio avversario attuale stava battendo un maestro FIDE, cioè aveva due unità di vantaggio secondo Stockfish. Poi non erano unità materiali vere, ma posizionali. Comunque mi ha fatto una grande bella impressione. Avrei voluto fare una bella partita, concentratissimo e tutto. Non posso, perché sono arrabbiatissimo, la connessione cade ogni 3 secondi, non mi lasciano usare la scacchiera. A questo punto sì, dovrò assolutamente indagare, cosa che non ho avuto il tempo di fare, se veramente c'è un nuovo regolamento che fanno cadere la linea tutti quelli che hanno una scacchiera elettronica, che sarebbe un disastro assoluto, assoluto proprio, una cosa da buttare dalla finestra la scacchiera. Ecco, riconnessione, guarda, riconnessione, quindi anche con il video, cioè il video va avanti perché aveva bufferizzato, credo. No, qua vedete, sembra che la connessione ci sia, vedete questa, qua il video va avanti, però adesso si è ricollegato, ma una cosa da vomitare, non ho più parole, non posso più esprimermi, devo calmarmi un attimo. Adesso ricade la connessione, guarda che roba. Niente, ricade di nuovo la connessione. A sto punto devo dirvi che io consideravo come orario preferenziale quello dopo cena, perché sono più comodo io, perché dopo cena non ho molti impegni. Però scopro adesso, cosa che non avevo notato francamente prima, che dopo cena la mia connessione è una merda, non funziona mai. Quando invece ho dovuto giocare di mattina, che non mi piace, almeno la connessione funzionava. Per cui a questo punto, la prossima volta, chiederò di giocare di mattina, in un orario che mi fa schifo, ma almeno funziona la connessione. Adesso niente, sono scollegato e non so cosa fare. Non so cosa fare, niente, connessione non c'è. È una roba da impazzire dalla rabbia, impazzire dalla rabbia. Eh no, qui è pure peggio dell'altra volta, devo dire. L'altra volta ci ho impiegato 10 minuti forse, ma dopo è incominciato. Adesso proprio nulla, non ne vuol sapere. A sto punto l'unica possibilità potrebbe essere quella... Mi viene un infarto tra poco, sono troppo incazzato. Non funziona più niente, niente! Il portatile non funziona, lo smartphone non funziona, tutto si blocca. Non mi lasciano giocare a scacchi, proprio non mi lasciano. Mi impediscono materialmente di giocare, una cosa mai vista.
adesso che cosa ha fatto lui? Mi dici l'ultima mossa? Ah, è andato lì con Alfiere. Ah. E quindi mi lascia catturargli il pedone in C4. Perché io catturo il pedone in C4, lui fa D5, io devo muovere il cavallo, il mio cavallo è qua, e dopo lui fa donna a scacco. Sì, però in realtà se io vado qui col cavallo proteggo quest'altro cavallo. Sì, ma non si può giocare a scacchi così, ovviamente non si può giocare che mi sconvolgono la vita con queste cose. Vabbè, dai, questa partita io già ho capito. Aspetta che devo pensare un attimo. Tac, invece viene qua. Però io torno qui e minaccio subito la donna. Cioè io qua, cioè sta partita la butterò via e purtroppo la butto via perché non mi lasciano pensare, non mi lasciano giocare, non posso fare niente. Adesso magari è già cascata la linea. È una cosa... Non ci sono parole, veramente. Vabbè, qua adesso probabilmente sì, quella trappola che dicevo sta accadendo, no? Tac. Ah, vuol fare anche F4 forse. Magari. Potrebbe essere una buona idea. Vabbè, tanto me è la partita da buttare via, perché non si può giocare in questo modo, cioè, quello è il discorso. Sì, dai, in pratica qui perdo subito un pezzo dopo 5 mosse, perché io adesso posso giocare questa per difendere il mio cavallo dalla minaccia qua. Però, dopo mi minaccia ancora con F4, il che è un po' esagerato. E non credo che a questo punto possa fare molto per salvarmi. Sì, ho buttato via la partita in modo istantaneo, ma mi hanno rotto le palle per un'ora consecutiva, impedendomi di giocare, facendo impazzire ogni apparecchiatura elettronica presente sul pianeta. Chiaramente adesso io non posso giocare, non posso ragionare, non posso fare niente, devo solo abbandonare subito e basta. Non mi lasciano giocare, quello è il discorso. Non posso giocare come voglio io. Ho comprato la scacchiera apposta e non me la lasciano usare. La connessione non funziona. Ho lo smartphone, non funziona. Ogni singola cosa non funziona, una cosa mai vista. Quindi niente, adesso gioco 2-3 mosse e poi abbandono, perché questa partita non si poteva giocare, proprio mi è stato impedito materialmente di giocare a scacchi, per cui non posso fare altro a sto punto. No, va bene, dai. Dopo ovviamente dovrò tagliare il 99% di tutto quello che ho detto, perché erano solo bestemmie. Ma sapete, a volte un po' si è disturbati quando qualcosa va storto prima di una partita importante, e ogni singola cosa è andata storta, ogni singola cosa, mezz'ora di errore, di stranezze, di follie. E allora ovviamente ho sbagliato subito, perché non c'era molta altra possibilità a quel punto, si sbaglia subito in questi casi. Per cui, ok. Adesso vediamo se trovo una combinazione favolosa, cosa di cui dubito molto. Se io gioco cavallo in F3, che è una follia, lui cattura, scacco, deve andare qui, alfiere H3, anzi no, dopo donna H4 lui potrebbe anche giocare cavallo in G3, vanificando ogni discorso. Donna H4 scacco, se lui gioca G3 potrei giocare cavallo F3 scacco, che però è solo un brevissimo ritardo della morte, diciamo, no? Della morte. Vabbè, niente, sto giocando a caso.
perché quando si può concentrarsi si gioca bene, quando non si può concentrarsi si gioca da schifo e sto giocando a caso. Ah, è cascata la connessione. Si è ricollegato un attimo, perfetto. Dunque. Qui non so, io adesso ho due pedoni e tra poco perderò il cavallo. Qua continua a scollegarsi, a ricollegarsi, una cosa bellissima. Non so che dire. Adesso in teoria, molto in teoria, qui adesso si è persa di nuovo la connessione, quindi perderò anche per il tempo, casomai non bastasse tutto il resto. Qua adesso la connessione non c'è, ovviamente, va benissimo perdere anche per il tempo, visto che già sono una merda, ovviamente, e va bene. No, adesso, vabbè, sentite, è cascata di nuovo la connessione. Mi sono reso conto di aver perso un secondo pezzo, perché ho il cervello sconvolto, sono sconvolto, assolutamente sconvolto, e quindi ho fatto un calcolo completamente sbagliato. Dopo aver dato un pezzo, adesso gliene do un altro, per cui adesso se riesco a collegarmi abbandono subito, ok? Ok. Se riesco a collegarmi, non so se ci riuscirò. Tocca a me. Tocca a me. Grazie a Dio che io volevo fare una cazzata incredibile di giocare a Fiera in G4, invece non ero collegato, per cui vabbè, adesso non è che mi salvo cose del genere, perché è una posizione comunque orrenda, proprio spaventosa. Però almeno non ho buttato via un secondo pezzo in modo istantaneo proprio. Cosa che stavo per fare senza alcuna ragione al mondo. Adesso io ho perso un pezzo per due pedoni. Adesso lui può catturarmi questo. E in teoria dopo potrei catturare questo, ma dopo il fiere G7, torre in G8, il fiere H6, difende questo la seconda volta. Però se va qui, io gioco donna H4 e li catturo dal fiere. Ok, diciamo che nella sfortuna immensa che ho oggi, immensa proprio, una cosa che oscura il cielo, almeno mi è stato impedito di fare una mossa incredibilmente stupida, perché non ero collegato mentre l'ho giocata. Adesso c'ho due pedoni per un alfiere, situazione disperata ovviamente, ma che devo fare? Proviamo a giocare un po'. Diciamo che lui, dopo avermi visto giocare in questo modo ridicolo, si sarà molto rilassato, ha pensato: questo è un rimbecillito. Sarebbe bello questo, cioè non che fossi veramente rimbecillito, ma che lui pensasse questo, così si rilassa molto e magari è capace anche di commettere un errore clamoroso, che può anche succedere a volte. Però lui è uno che ci pensa, vedete, per questo che è forte, lui è veramente un giocatore forte. Mi spiace anche per lui, perché lui mi avrebbe potuto battere in una partita normale, e invece è venuta una partita folle, perché non ragionavo più per la rabbia, e quindi una partita brutta che finisce subito senza alcuna logica, no? Vabbè, magari mi capiterà di rigiocare contro questo bel giocatore. Interessante questo, lui non vuole fare questa cosa, giustamente. Dunque, donna in E3 scacco, è una pia illusione che serve a qualcosa? Forse sì. Alfiere in G4, io ci avrei anche qua il pedone in G7, no, però se lui me lo cattura io ho una torre sul re. Alfiere in G4 a che serve? Quasi a niente, perché lui poi dopo può giocare in teoria donna in E1. Torre in E1, dai, che non so neanche più parlare, sono arrabbiatissimo. C'ho la donna e la torre sulla stessa colonna, per cui rischio molto, no? Lui giustamente gioca questa mossa, che mi crea un po' una minaccia di G7, vedete, lui è già, giustamente, perché non è che me la prendo, convinto di trovarsi di fronte a un imbecille. Qua adesso di fatto in teoria potrei catturare il cavallo, ma lui mi dà scacco matto, no? Ovviamente io preferisco non farmi da scacco matto subito. Spero solo che si rilassi molto e giochi qualche mossa stupida per
perché ormai l'ho convinto di essere un imbecille, che può essere anche una strategia intelligente questa, eh? Più che negli scacchi, che è un po' pericoloso giocare come un imbecille le prime mosse, nella box, anzi più che la box, sì, era una specie di box, era quella MMA, quella, gli scontri in cui si può fare tutto, no? Che puoi anche infilargli il dito nell'occhio all'avversario. Mi ricordo un combattimento in cui c'era uno che ha fatto una sceneggiata, cioè in pratica l'avversario l'ha colpito un po', ma niente di speciale. Quello lì furbo invece che cosa ha fatto? Ha scosso la testa, ha incominciato a traballare, dando l'idea di essere stato colpito molto, che è sul punto di cadere, no? L'avversario, convinto di trovarsi di fronte a un avversario moribondo, è andato lì per finire il lavoro, ma ha abbassato la difesa e si è beccato un cazzottone in faccia che l'ha fatto andare al tappeto. Quindi il trucco di fingersi mezzi morti. Io ho iniziato la partita in un modo che dà molto l'idea di essere un rimbecillito, perché ho giocato una follia. Tenete conto che io la conosco, la Ale Kim, quindi l'errore che ho fatto è inaccettabile, lo conosco benissimo quel trucchetto, ma non ragiono, sono arrabbiatissimo, cioè invece di lasciarmi giocare concentrato con la mia bella scacchiera comprata apposta, non viene rifiutata, non si può giocare, la connessione cade di continuo, cioè si diventa pazzi, proprio da urlare. Adesso io qui ho una posizione che è un po' meglio di prima, perché in teoria ho solo un pedone di svantaggio. È un discorso molto teorico ovviamente, perché un pezzo vale di più, ma diciamo che c'è una pallidissima possibilità di poter continuare a giocare, cosa che invece se mi fosse passata la mossa assurda che avevo fatto al filo in C4, perdevo un altro pezzo e allora era finita, no? Per cui cogliamo l'aspetto positivo, probabilmente la connessione cascherà 10 volte ancora e quindi perderò per il tempo, ma per intanto vediamo un po'. Qui ovviamente può fare tutto quello che vuole, può arrivare lì con altri pezzi, far cose bellissime, cose molto belle. Sì, in effetti la mia situazione è un po' disperata, insomma, è inutile girarci intorno. Qui tra poco non ho neanche mosse per... per la mia donna, tra poco mi chiude la donna, cioè tutti i miei pezzi sono tutti... sono disperato, insomma, quel discorso, dai. Quando uno dice disperato si fa prima. Adesso minaccia cavallo F5, ma per ora ancora non può farlo. Io in teoria avrei la possibilità molto vaga di cambiare le donne se dopo torre in E8 lui non riesce a mettere qui per esempio un alfiere. Donna E3 scacco, deve scambiare. Perché questo? Perché se mi fa un attacco da matto non so come fare. Se invece riesco a ridurre i pezzi eccetera, anche se in realtà con questo svantaggio sarebbe meglio cambiare i pedoni. Difatti mi viene in mente C5, che è una mossa non molto bella. Ma lui cattura in passaggio, cattura, la donna ha altri posti dove muoversi. Da notare che questo alfiere no, non è in difesa. Niente, qui adesso è l'unica... Ah, ma lui con il cavallo F5, no, cavallo F5 non lo può giocare. Cioè, no, sì, lo può giocare... No, sono sconvolto, cioè io perderei anche con una schiappa quando sono così arrabbiato e sconvolto, figurati quando incontro il giocatore più forte di tutto il torneo, più forte tra quelli con cui ho giocato, poi ovviamente il maestro Fide è ancora più forte di lui. Dopo dovrò farlo quell'esperimento per capire se mi hanno proprio impedito su Lichess la possibilità di usare la mia scacchiera per sempre, allora è anche inutile che ci provo perdendo tempo, oppure se è una cosa che però non so spiegarmi, non la so spiegare, del perché mi impedisce di usarla, insomma, dai. Adesso questa è la tipica situazione disperata, eh? Situazione completamente disperata. In cui la mia speranza è quella di magari guadagnare un altro pedone, non si sa proprio perché, francamente, perché dovrei riuscirci. E dopo entrare in un finale sconvolgente in cui ho un pezzo in meno, ma un po' di pedoni in più. Qua vedete lui com'è bravo, lui è bravissimo nel giocare e nell'aspetto psicologico, invece di giocare rapido del tipo adesso vinco subito, ci pensa, perché in effetti è vero, se non ci pensasse potrei riuscire a tirare un po' per le lunghe questa partita. Se gioca bene poche mosse abbandonerò, insomma. Mamma mia, che cosa ho fatto.
che cosa ho fatto, ma adesso io poi c'ho questo pensiero nella testa che mi sconvolge proprio. La butto via, la mia scacchiera, la mia Square Pro, la butto via dalla finestra, giù, farla volare giù a finestra. L'ho comprata apposta per giocare online nei tornei, non mi lasciano giocare online nei tornei, perché mi viene a questo punto il dubbio che sia una cosa quasi regolamentare, del tipo si sono accorti che usavo la scacchiera e adesso mi impediscono di usarla, che poi si sono accorti. Questa scacchiera, la Square Pro, chiede l'autorizzazione all'ICES per giocare, cioè dice sono una scacchiera elettronica, dai! E quindi non è che lo faccio in segreto, per cui sarebbe una regola che è incominciata a metà torneo, prima potevo, adesso non mi lasciano più, dopo, adesso io non lo so, e magari sono, ah ecco, impedisce questo, in questo modo. Sì, è una mossa possibile, un po' strana devo dire, ma va bene. Tra poco lui raddoppia le torri, cioè mi crea qualche problemino in questa cosa. Sì, lui giustamente cerca di essere perfettissimo, diciamo, cioè di non darmi nessuna chance, così non posso fare donna E3. E già, alla prossima giocherà torre A in E1 e io sarò già allora spacciato praticamente. Praticamente sì, cioè già adesso io so che non ho nessuna speranza, non so proprio cosa fare. Sì, ma vabbè, dai, che devo anche star zitto, non bisogna anche star zitti, cioè un po' di sfortuna con tutti quei problemi che mi hanno sconvolto la mente. A volte succede che uno inizia la partita e gioca a scacchi e pensa solo a quello ed è tranquillo, è sereno, ma questo non mi riguarda ovviamente, perché io non posso incominciare così le partite, deve esserci un incubo tutte le volte. Qui appunto la situazione è estremamente critica a sto punto. Sì, dai, adesso anch'io non ho più voglia di giocare, no? Non ho più voglia di giocare. Quando le cose vanno così male passa proprio la voglia di giocare. L'avversario più difficile, mi pregustavo questa partita con gioia, ero felice di giocarla, non mi hanno lasciato giocare. Sconnesso, niente, non puoi usare la scacchiera, tutti i problemi del mondo, ti togliamo 10-15 minuti così, basta, dai. Era scritto che non potevo giocare questa partita. Adesso la mia posizione, anche posizionalmente, è terribile, lui ha un vantaggio posizionale immenso, proprio una cosa immensa, per cui niente, cosa vuoi fare? Lui ha giocato quella, purtroppo io non ho più... Non sono più in grado di ragionare, di pensare, sono solo molto triste e basta. Qua adesso temo che lui giochi H4, scusate, purtroppo in questa partita invece di fare analisi ho solo imprecato, perché la cosa più importante per me in questa partita è la rabbia immensa per tutte le cose, è caduta la connessione. Va bene, facciamoci una risata. Allora, mentre perdo per il tempo, perché qua ho 11 minuti e potrei anche perdere per il tempo, diciamo una cosa, a me preoccupa H4, soprattutto quando dopo raddoppierà anche su questa colonna, no? Questa diagonale, non so neanche più parlare, tanto sono arrabbiato, perché qua le case bianche rischiano di diventare deboli, c'è l'infilata donna-torre, vari problemi. Adesso ho fatto questa mossa perché dopo gli scambi delle torri perdo sto pedone, che sembra niente, ma io ormai sono disperato, devo vivere di quei pedoni in più che ho, sperando di superare il problema. Qua ovviamente a ogni mossa spendo 10 minuti perché la connessione non funziona, quindi potete immaginarvi che bello. Si è collegato per un secondo solo per ricadere la connessione subito. Va bene. Questo che cosa vuol dire? Ah, si è ricollegato, sì, adesso dobbiamo giocare in fretta, ma figurati che bello giocare in fretta e non poter ragionare. Sarebbe più bello poter ragionare, poter capire le cose, ma io non posso.
Io non posso decidere, devo fare in fretta. Ricollegato, cascato di nuovo, mai vista una cosa del genere, mai vista una cosa del genere. Proprio perseguitato, perseguitato. Perderò per il tempo e mi sembra anche sbagliato perché lui si meritava di battermi sulla scacchiera, che sta facendo, ma non ci sarà modo di giocarla questa partita fino in fondo. No, non è bello scambiare i pezzi. Non mi lascia neanche collegarmi, cioè adesso sto perdendo tutto il tempo. Dai, intanto penso, anche se non... Pensiamo un attimo, ma cosa vuoi pensare? Sono sconvolto, dai. Una sfortuna così grande non l'ho mai vista, una cosa mai vista. Non mi lascia giocare, non mi lascia giocare. La partita che mi premeva di più e non posso giocare. Niente, non sono collegato, per cui anche se gioco la mossa non me la prende. Dello scambiare i pezzi è che diventa un po' più difficile per lui darmi scacco matto, nel senso che c'è meno tensione tattica e magari riesco a capire cosa fare, ma tanto non mi lascia giocare. Non mi lascia giocare. Qui il modem, questo modem di merda, mi sta dicendo che sono collegato, c'è la luce verde su internet, capito? Quindi sono collegato, ma in realtà non sono collegato. Fa finta. È una presa in giro. Mi dice che sono collegato. Ecco, bravo, bravo, adesso sì che va bene proprio. Cioè niente, il mio modem mi sta dicendo tutto a posto, luce verde per internet, sono collegato a internet, che è una meraviglia, ma non è vero, racconta balle e non mi lascia, quindi adesso qua provo ad andare su YouTube, perché se vedo un video che si avvia, sì sì, abbiamo capito sta stronzata, nessuna connessione a internet, va bene. Sconneghiamo, ricolleghiamo. E qui butto via anche tutto il tempo, no? Sono fuori di... Ah, grazie. Qui adesso è inutile, aspetto finché non mi fa vedere un video su internet, un video su YouTube, è anche inutile che provo a giocare a scacchi. Perché questo software e questo modem non mi dicono neanche quando sono collegato o no. È una cosa un po' strana. Di solito Windows c'ha un'icona che ti fa vedere se sei collegato oppure no. Non funziona a me. Mi mostra che sono collegato anche se non sono collegato. Il router dice che va bene, tutto dice che va bene, ma non sono collegato. E così perdo anche più tempo. Ah, solo 45 secondi? Ah, interessante questo. Beh, ne ho pochi. Adesso se mi fa cadere la connessione ancora una volta, perdo solo per quello. Molto bello. Casca ancora una volta connessione, visto che ci metto 10 minuti circa. Adesso vediamo. No. Questo è Bert Cooper, ma vabbè. E adesso niente, che cosa vuoi fare? Solo scambi di pezzi e giocare rapido, perché... Non sono il giocatore, l'avversario più forte di tutti, ma anche devo giocarla come blitz. Quindi una follia mai vista proprio. Mi sono collegato. Vabbè, qua proprio non riesce a resistere 3 secondi la connessione. Va bene, dai. Va bene, no, perché è chiaro che perdo comunque, no? Però diciamo che in condizioni normali era interessante. Guarda. Ancora caduta la connessione, era un po' interessante vedere se magari riuscivo a resistere un po', arrivare in un finale particolare, rimuovere gli ultimi pedoni, ma adesso probabilmente è già finita la partita, perché avevo 1 minuto e 34, se lui ha giocato, io non lo so se lui ha giocato, non so neanche a chi tocca muovere, non capisco più niente adesso, sono impazzito dalla rabbia, niente, non ho la connessione, non posso giocare online. Vabbè, io non lo so se cambiando il modem risolvo tutto. Certo che è un modem antidiluviano, per cui potrebbe essere anche utile comprarne uno decente, magari uno del terzo millennio. Magari sì, magari anche sì, dai. Vedrò, vedrò. Adesso probabilmente qua mi dice che sono già... Cioè, non ho più parole, veramente. Non ho più parole. Che è successo adesso? Mi sono collegato? Cioè, adesso io sarei collegato? E lui ha pensato tutto questo tempo? Tocca a lui muovere?
Cioè, io veramente. Sembra uno psicodramma questo, lo so. Tu dici, ti agiti troppo, ho capito, ma qui non è solo dipende dalla partita. Qui è che c'è Belfagor, che c'è Satana, che sta facendo cose mai viste. Cioè, lui avrebbe pensato 20 minuti? Ed è per questo che non ho perso per il tempo, perché, forse in modo sportivo al massimo, vedendo che ero scollegato, ho continuato a pensare, perché qui è assurdo che lui abbia pensato così tanto. L'ultima mossa l'ho giocata io, ok. Non lo so se sono ancora dentro, ma tanto tra 3 secondi mi casca di nuovo la linea, per cui cosa volete che conti? Ecco, qui sta facendo le cose, sta andando avanti, ma non serve a niente, tanto non c'è nulla che tenga viva questa connessione terrificante. Io non lo so, magari la partita è già finita, io non lo so, non ci capisco più niente, non riesco più a ragionare. Veramente lui ha pensato tutto questo tempo in una posizione così? E per questo non ho perso per il tempo io? Va bene, bello, sono contento. Senti, vado su un sito dove viene animata di più. Aspetta. Questi qua hanno 1 miliardo di pubblicità interattive, se riesco a arrivarci. Ecco qua una ragazza accidentalmente ha sparato alla cucina. Sono cose che capitano nelle migliori famiglie. Non è che questo reggerà la mia con. Lezione, vediamo che succede. Cioè adesso però veramente non so più cosa pensare. Io spero che lui muova. A questo punto io muoverò in modo istantaneo, ma alla prossima riconnessione perdo per il tempo. E preferirei a questo punto perdere per il tempo, perché qua mi viene un accidente per la rabbia. Sto qui che ho gli occhi iniettati di sangue. Cioè qui non capisco, non capisco. Adesso viene fuori che è lui che ha perso la connessione. Vinco io per il tempo? No, dai, non scherziamo. Qui adesso lui qualunque cosa gioca, io cambio le torri. Cambio le torri e dopo vedo di mettere questo cavallo. Qua in E5 se lui spingesse sarebbe comodo, che blocco tutto. Blocco tutto però, cioè qua è stranissimo che lui non abbia mosso in tutto questo tempo. Mi viene persino il dubbio che lui, in modo molto sportivo, perché è un bellissimo giocatore questo, e non è un cheater, casomai ci fossero dubbi, in effetti pensate che aveva meno punti di me, aveva 2,5 punti, io ne avevo 3, perché lui aveva 2,5 punti, poi ha perso contro il maestro Fide, e vabbè, io non avevo ancora incontrato un maestro Fide, per cui non avevo ancora perso. Adesso qui io vorrei che giocasse, perché vorrei giocare qualche mossa, e tra un po' mi cade di nuovo la connessione. Già qui difatti vedo che gira, gira. E mi sa che è già caduta. Ecco, vedete, non risponde. No, no, le notifiche, un cazzo, dai. Non mi rompere le palle. Qua adesso, partono i video, vedi, non riesce a partire. È una connessione che, ammesso che ci sia, è lentissima. Ah, Gesù. Cioè, io non lo so veramente cosa è successo. Non so neanche se lui è collegato o no, perché mi sembra grigio. Guardate che punteggi che ha, 2300 blitz e 2400 rapide. Da notare che questa cadenza che stiamo usando noi, 30 più 30, l'ICS la considera classic, cioè tempo lungo, ma lasciatemi dire che 30 più 30 è molto più vicino al rapid che al tempo lungo, che è un'ora e mezza, eccetera. Quindi lui è fortissimo con queste cadenze non troppo lunghe, non troppo brevi. E difatti mi vince, però non gioca, non gioca. Può essere successo di tutto, Una cosa grottesca che a volte è accaduta è che quando si gioca di sera e l'avversario per un bel po' non muove, l'altro può addormentarsi. Nelle sale di gioco vere che sei seduta su una sedia non capita, ma se magari lui era bello stare a casa sul letto col portatile sulla panza, e io a volte giocavo così. Un colpo di sonno, si fa una dormitina, alla fine vinco io, ma sarebbe molto ingiusto. No, dai, non scherziamo. Adesso gioca, giochiamo qualche mossa, dopo abbandono, perché non ho molte speranze. Però è stranissimo che non muova, perché non vedo una posizione così complicata. Può decidere se scambiare le torri o no, se spingere qui o magari giocare cavallo H5. H4 mi creerebbe molti problemi, ma non subito. Prima dovrebbe raddoppiare su questa diagonale e dopo con H4 io non posso muovermi, ma vabbè. Cioè qui è una cosa da barzellette.
L'ho fatto addormentare, che potrebbe essere una tecnica geniale questa. Sì, ma la cosa assurda è che io qua lo vedo lui come se fosse... Ah, ma ho perso. Qua c'è scritto il tuo punteggio 0-1. Quindi io ho perso. Ma 0-1? Sì, ho perso. Ma perché non me lo aggiorna? Perché non mi mostra che la partita è finita? Cioè, qua siamo alla follia totale. Vedete, io lo vedo qua così, che vuol dire che sta analizzando la partita. Io invece credo di essere ancora lì che gioco. Quindi ho perso. Però il mio dubbio è, perché l'ICES, come fa sempre quando la partita finisce, non mi manda il segnale partita finita, risultato è questo? Io non l'ho ricevuto qua. Adesso non mi funziona neanche lo smartphone. Lo smartphone... Dai, vediamo che succede. Non lo so, non capisco veramente. Cioè, sono isolato non solo su internet, vediamo cosa succede adesso. Ah, ecco, vedete, qua adesso gli dovrebbe dirmi hai vinto tu per il tempo, ma non mi dice niente. Questo vuol dire che questa schermata è fasulla. Io ho già perso da ore, ma nessuno me lo dice. Nessuno me lo dice. Lui ha finito il tempo. Però non succede niente, nessuno mi dà un avviso, neanche sullo smartphone. Cioè, mi vogliono far impazzire, dai. Mi vogliono far diventare pazzo, urlare proprio. Vabbè, dai, io qua non so più che cosa fare. Adesso io vado sul sito con lo smartphone, perché è l'unica cosa in cui in teoria dovrebbe funzionare la connessione. Se c'erano i preferiti vado sullo Slack, lì c'è sul Lone Wolf, per vedere se nei risultati risulta che io ho perso, cosa ovvia. Che di per sé perdere con un giocatore così forte non è che mi fa arrabbiare, è normale, dovevo perdere le partite. Ecco, ok, ha vinto lui, qua sullo schermo dello smartphone vedo che lui ha vinto, quindi a sto punto posso anche uscire dalla schermata, mi dispiace di non averlo potuto salutare. Qua non so che dirti. Niente, qua non interrompiamo, è stato un incubo, non ho potuto giocare la partita, e qua la partita, analizzarla mi fa ridere, poi magari ritrovo il buon umore e l'analizziamo, ma per ora sono tre mosse in croce, non so se ne voglio. Per intanto vi dico a tra poco, a tra poco. Allora, adesso mi sono un po' calmato. Ho importato la partita in Lucas Chess, così facciamo l'analisi qui. Mi dispiace di essermi arrabbiato, ovviamente non so come farò a mettere il video, dovrò cancellare il 90% dell'audio, metterò un sacco di beep e di cose varie. Vediamo la partita. Allora, vediamo un po'. Poi insomma ho scoperto, alla fine l'avrete capito, che in effetti avevo perso per il tempo, ovviamente, eccetera. Adesso vi devo dire che mi sta scoppiando la testa per la rabbia. Comunque ho appena ordinato un modem ADSL fibra, che fra l'altro è proprio marchiato TIM, cioè la mia connessione flat, eccetera, per cui magari c'è un piccolo miglioramento, chissà. Se no non posso più giocare online in queste condizioni, ovviamente. Comunque qua vediamo, siamo alle key, fin qua sono tutte cose normali. Poi che cosa succede? Succede, ecco, fino a qua è tutto normale, a questo punto... No, non è a questo punto. Dov'è che succede? Succede in pratica quella faccenda del pedone, no? Qui lui gioca questa mossa molto strana, che fra l'altro viene etichettata come un errore, cioè prima aveva un vantaggio di 0,61, poi diventa 0,08, cioè parità in pratica. Perché è un errore? Perché lui abbandona la difesa del pedone C4. Io, che avevo in mente sconvolta, pur intuendo che c'era il pericolo donna 4 scacco e cattura il cavallo, pensavo di poterlo difendere muovendo in anticipo il cavallo qui, nel caso lui spingesse in E5, eccetera. Ma vediamo cosa succede. Io catturo, lui spinge in D5, io gioco la mossa, ecco, no, io qua incomincio a far cazzate in pratica,
Quello che dovevo fare era il mio progetto iniziale, che era fare cavallo 6 in E5, che protegge il mio cavallo in C4. Per cui, anche giocando donna 4 scacco e minaccia il cavallo, non importa, è difesa dal mio cavallo. Avrei giocato a quel punto il fiorino D7. Invece, pensando, dopo questa mossa del cavallo 6 in E5, gioca F4 e spostandolo lascerò in difesa il mio cavallo, mi ero convinto che avrei perso un pezzo. In realtà avevo calcolato male. Adesso, prima c'è questa intermedia sballata. Dopodiché, che cosa succede? Vabbè, gioco donna E7, che è un po' inutile come mossa. Lui gioca cavallo in E2. Adesso io faccio la pazzia. No, prima gioco la mossa giusta, che è questa. Vedete il punteggio? Più 0,37. Vuol dire che il bianco ha un leggerissimo vantaggio, ma in pratica non è previsto che io perda un pezzo. Lui gioca F4 e io ero convinto che con questa mossa lui avrebbe guadagnato il mio pezzo, perché pensavo, devo spostare il cavallo, non difendo più questo, poi fa donna A4, scacco e mi minaccia il cavallo e me lo cattura. In realtà il mio ragionamento era sbagliato, perché io potevo giocare cavallo in D7, impedendo lo scacco su questa diagonale. A questo punto, se anche lui giocava donna 4, non era scacco e potevo giocare cavallo in B6. In pratica io potevo aver guadagnato un pedone senza perdere un pezzo. Ma, essendo io completamente e totalmente sconvolto, non l'ho capito. E quindi ho sacrificato il mio cavallo che pensavo già di dover perdere, pensando almeno catturo un pedone. E gioco la sbagliatissima mossa cavallo in B2. Lui cattura, io qua gioco cavallo in G6. Arrocco, arrocco. Lui gioca donna in D4, che è la mossa migliore, F6 la difesa, qua è giusto. Lui gioca cavallo in G3. Qui adesso le variazioni sono minime. Torre E8, alfiere 4. Io gioco donna F7, era meglio A5, da notare che A5 sono le stupidaggini dell'engine, figuratevi che grande utilità che ho a spingere un pedone laterale che non controlla niente, ma non importa, lui avrà ragione comunque, ma io A5 non la gioco ovviamente, essendo una stupidaggine mai vista. Comunque andiamo avanti. Torre A1, alfiere in F3, qua il punteggio, come vedete, Stockfish, che è matto come sappiamo, da 6 pedoni di vantaggio all'avversario, cioè quando in realtà come materiale vero sono sotto di un pedone, ho perso un pezzo leggero ma ho due pedoni suoi. Comunque vabbè, nelle sue analisi lui si immagina questa cosa. Alfiere in D3, qua adesso la mia connessione continuava a cadere, continuava a cadere, non avevo neanche il tempo di guardare la scacchiera. Io scambio. Di nuovo propongo lo scambio e qui io non so più niente perché la mia connessione cade e non riesco mai più a vedere la scacchiera. Solo adesso vedo che lui aveva giocato torre in E4. Non lo sapevo, l'ho saputo adesso. Torre in E4, che è una mossa che viene considerata sbagliata da Stockfish, perde gran parte del suo vantaggio. Prima era astronomico, no? 5 unità di pedoni, perché Stockfish si immagina tutta la partita e sa che vincerà il bianco. Nella posizione reale ha in vantaggio di un pedone e poi posizionalmente ha i pezzi messi bene. Comunque, torre in E4 non era neanche una mossa così bella alla fine. Qua già non lo so neanche io che cosa. Vediamo un po' che cosa sarebbe successo dopo torre in E4, ammesso che mi dia un'analisi successiva. Cosa potevo fare io di bello? Potevo giocare cavallo in E7, che minaccia due volte il pedone di 5, lui lo può difendere così. H5, queste non mancano mai, mosse di pedoni laterali inutili. Vabbè, torre in E1, H4, e adesso sì che è utile. Lui deve retrocedere col cavallo. H3, fantastico veramente. Va bene, G3, e qui vabbè, c'è tutta una variante fantasiosa in cui si immaginano mille cose diverse. Comunque, in pratica, no, l'errore immenso è stato all'inizio, quando ho perso come un pazzo un pedone. Cioè, in pratica, in questa posizione, io, essendo sconvolto, non so se vi siete accorti che ero sconvolto, non mi funzionava più il cervello, pensavo, sposto il cavallo, lui fa donna 4, scacco e mi minaccia il mio cavallo in C4 e lo perdo. Invece no, bastava semplicemente giocare, e qua lo fa vedere, andiamo a vederla. Cavallo in D7,
E guardate, come punteggio eravamo praticamente parità. Qua addirittura giustamente pensa non più a donna 4 che non è utile, ma a donna D4 perché minaccia sia il mio cavallo che il pedone G7. Io devo far così, lui cattura quel pedone, diciamo che recupera il pedone. Però siamo a una valutazione quasi pari in pratica. Ah, ne cattura un altro, vabbè, ma un po' meno pari, questo magari. Comunque, invece di perdere un pezzo, tiravo a campare abbastanza, tutto sommato. Non l'ho vista perché ero troppo arrabbiato, ero veramente troppo arrabbiato perché la sfortuna folle che mi è capitata mi ha fatto impazzire di rabbia. Adesso qui concludiamo questo video spaventoso. Vi dico che ho ordinato il modem nuovo che è marchiato Team e speriamo che qualcosa migliori. Poi però c'è quella grandissima spada di Damocle che a sto punto non so più se potrò mai più usare la mia scacchiera Square of Pro su Richess, quantomeno nel torneo Lone Wolf, perché il mio dubbio è che il torneo Lone Wolf è supportato da Richess perché si gioca sui loro server, ma c'ha i loro admin, le loro regole particolari. Può darsi che abbiano scoperto che io usavo questa iBoard e dicono che non va bene così, anche se poi sono andato a vedere su Richess, c'è nei forum, si parla tranquillamente del fatto di usare delle iBoard, non c'è nessun admin che dice no, non fatelo, è vietato, quindi non vedo io questa regola che mi dice che non si può usarla. È uno strano bug che è capitato? E dura per sempre? Non posso mai più giocare? A sto punto, se trovo il tempo, devo provare a fare qualche partita amichevole con la Square of Pro online su Richess, per vedere se è proprio un bug assurdo che è successo, che non si ripara più, o è una cosa solo del Lone Wolf, che non so perché. Tutte le prime partite le ho potute giocare, poi dopo non mi lascia più giocare. Non lo so, è una grande incognita. Mi dispiace tantissimo, mi scuso per essere stato così arrabbiato. Non è stata una partita utile, non vi ho neanche parlato di analisi perché ero solo arrabbiato. È andata così. Diciamo che gli scacchi sono anche questo, grandi incazzature a volte. Anche se qui nel gioco online ci sono le connessioni in rete, a internet, che nelle partite a tavolino non sono un problema ovviamente. È andata così, mi dispiace tantissimo. Comunque vi saluto e vi dico alla prossima. Alla prossima!